Più di qualcuno, ascoltando le sue dichiarazioni e leggendo le sue ultime esternazioni, aveva parlato anche di velato razzismo nei confronti del consigliere regionale Andrea Di Lucente, che ha affermato: bisogna bloccare l'afflusso di migranti in provincia di Isernia, in città lo spaccio della droga è nelle mani del clan dei nigeriani che hanno soppiantato i Rom, ma il rappresentante dei Popolari per l'Italia non vuol sentir parlare di razzismo. Se dire la propria idea significa essere razzista, guarda, allora rasentiamo la follia in questa provincia. Io ho soltanto messo in evidenza quello che sta succedendo. Qui nella provincia di Isernia in particolare, ma nella regione Molise, ormai c'è l'invasione da parte dei migranti. Perché ci sono? C'è una prefettura in particolare, quella di Isernia, che è molto permissiva su tutto. Allora, questo è il problema principale. Poi sentire un procuratore della Repubblica che lamenta di non poter più gestire il problema droga, e vediamo qui a Isernia dove sulla stazione o sulla villa comunale ormai i nigeriani hanno scalzato chi c'era prima, cioè i nomadi e gli zingari che vivevano sulla stazione o sulla villa e gestivano la droga, è tutto da dire. Forse adesso sono gli zingari che utilizzano i nigeriani. Allora questo è quello che sta succedendo. Se questo significa essere razzisti, signori, vuol dire che stiamo veramente... Quindi allora, non razzismo ma occhi aperti? Ma sicuramente non razzismo, cioè nessuno sta dicendo niente. Cioè, se a me, io l'ho sempre detto, nel mio comune non ci sono extracomunitari di colore, però io in passato ho avuto kosovari che vivono a Vasto Girardi, dove lavorano, ci sono delle famiglie, mi mandano i bambini a scuola, quindi di questi problemi non abbiamo. Però vediamo che in altri paesi, tipo San Pietro Avellano, di Pagnone, ormai c'è un bivacco di questi giovani che scappano dalla guerra, ma le voglio sempre vedere queste guerre. Infatti in questi io sono molto salviniano. Allora, noi dobbiamo dare delle regole, le regole devono essere rispettate. Macchia di Isernia ha una struttura dove il sindaco ha detto che è una struttura che non può ricevere migranti, eppure non viene sgomberata. Pesco Lanciano ha avuto lo stesso problema. Allora, qui in provincia di Isernia ci sono delle cose che non vengono rispettate. Si deve tornare un po' alla normalità, altrimenti la nostra provincia andrà ancora di più nel degrado e tra un po' arriveremo ad essere noi schiavi di queste bande di nigeriani che ormai, in particolare a Isernia città, stanno facendo man bassa di tutto.